Ancora un appuntamento con il Cenacolo dei Poeti in occasione della Bitonto Estate Rete dei Festival. Il Torrione Angioino il 14 settembre è stata la location ideale per la 7ª edizione del Festival della Poesia, Le Corti dei Miracoli. Devo dire che attraverso il Cenacolo dei Poeti e Nicola Abbondanza io mi sono affezionata a questa città che già amavo per la cattedrale, per quello che ha rappresentato quando ho scoperto la bellezza del luogo. E poi diciamo la poesia mi ha accomunata a tanta gente di Bitonto, sono stata qualche volta a recitare poesie, ho scritto una dozzina di libri sia in prosa che in poesia e quindi la scrittura per me dopo l'insegnamento e dopo una pausa politica che mi ha vista sindaca di Noci ho pensato che la poesia sostiene e dà felicità più di ogni altra cosa. Il Cenacolo dei Poeti ha promosso la divulgazione dell'arte della poesia non legato a nessun tipo di canone classico, ma diversificato in stile pop. Tu non sei italiana, logicamente? No, io non sono italiana, sono persiana. Allora, spiegami il perché della tua presenza qui stasera, che cosa ci farei ascoltare? Siamo qui per ascoltare la poesia, per me anche è molto bello ascoltare la poesia italiana e anche condividere qualcosa dalla mia cultura. Noi abbiamo una cultura molto forte per la poesia, anche sufism, c'è tanto, tanto, però anche c'è la poesia contemporanea che a me piace tanto perché fanno le persone giovani, la vita di oggi. Sì. Molti i partecipanti alla serata che hanno riempito il Torrione e tanti hanno raggiunto la nostra città dai paesi limitrofi, fornendoci e decantando i loro versi con sensazioni dettate dall'anima e dal cuore. Facciamo portavoce anche del lato culturale della nostra città, che è conosciuta soprattutto per l'olio e per altri meriti. E quindi è un impegno di cui l'associazione, il Cenacolo dei Poeti, si è fatto carico ormai da 7 anni. Questo è il 7º Festival della Poesia. Sì, la 7ª edizione. La 7ª edizione, esatto. Corte dei Miracoli, quest'anno l'abbiamo organizzata qui all'interno del Torrione Angioino, di anno in anno cambiano un po' le location e un po' il modus operandi. Una menzione particolare per i ragazzi del conservatorio che con le loro note hanno avvalorato ancora di più l'ars poetica. Sono stata invitata dall'associazione Cenacolo dei Poeti e ho voluto cogliere questo invito perché il filo conduttore della mia vita è quello di dare voce a chi voce non ne ha, per cui dato che alcune mie poesie parlano di sensibilizzazione verso tematiche non molto, diciamo, su cui magari si cela un velo, per esempio la zoerasia, quindi ho voluto presenziare qui per questo evento. Senti, per cui ascolteremo delle poesie? Anche, ma farò leggerne alcune anche ad un teatrante, un mio amico, Fabrizio Fallacara, mentre io musicherò utilizzando dei brani di un mio EP, solo le basi. Se io fossi un poeta, questa notte non esiterei a disegnarti con parole di china nere. Se io fossi un poeta, i miei occhi verrebbero proiettare in sinuosi paragrafi di parole di china nere la tua anima. Se io fossi un poeta, le mie mani non soffocherebbero una lacrima ripercorrendo nel suo tragitto in volto, ma trascriverebbero in parole di china nere quel fluido impeto emozionale.